Have yourself a merry little Christmas. Let your heart... Ciao ragazze, bentornate nel mio canale. Oggi video tutorial. Ho provato a registrarlo qua nella cameretta dove mi trucco sempre io, perché mi torna un po' più comodo, perché c'ho tutto a portata di mano e ho aggiunto una luce di quelle scrause, però ne ho aggiunta una e quindi io volevo provare, era anche una prova per vedere se la luce va bene e spero che i colori comunque siano fedeli. Nel caso ci sia qualcosa, io vi lascio tutto scritto sotto giù nell'info box, leggetelo. E niente, questa potrebbe essere, volendo, anche una proposta per un trucco di Natale o comunque festivo per quanto riguarda le feste, un trucco un po' più alternativo, lontano dai soliti dorati eccetera eccetera. Infatti qua non c'è né oro e né argento, però comunque è uno smoky intenso, luminoso, che valorizza tantissimo chi ha gli occhi nocciola come i miei. Secondo me tira fuori veramente un colore fenomenale, io me ne rendo conto da quando sono struccata, quando metto certi tipi di colori, veramente l'iride mi esce fuori di un colore splendido rispetto al normale. E nulla. Vi volevo dire una cosa: mentre applico il mascara, lo applico e via, lo vedete che ho utilizzato il Vamp e siccome sono sdatta con le ciglia finte, ho pucciato il dito in questo boccettino che sono le fibre della Essence, sono fatte così, ho pucciato il dito e dopo qualche passata di mascara ho fatto così e poi ci sono andata sopra con un altro mascara in modo tale da avere un effetto ancora più strong delle ciglia. Ho cercato di utilizzare quanti più prodottini nuovi che ho comprato ultimamente e niente ragazzi, io vi lascio al video tutorial. Applico il Long Lasting numero 37, che è di Kiko ed è un, si può dire, un Bordeaux con una punta anche di Borgogna. E lo applico su quasi tutta la palpebra mobile. Lasciando libero il primo terzo di occhio. E già vado a dare la forma al mio make-up. Poi prendo il pennello, questo qua penna 18 della Essence, e ne vado a sfumare i bordi. Questo long lasting si sfuma in maniera veramente ineccepibile. È molto facile da sfumare, mentre per la prima parte dell'occhio vado semplicemente con il polpastrello a picchiettare senza trasportare il colore. Mentre per la prima parte dell'occhio mi avvalgo sempre del Long Lasting numero 28. Il mio è della edizione limitata Colors in the World, infatti è il packaging specchiato, ma adesso si trova in gamma con il packaging nero sempre. Vado ad applicare nella prima parte dell'occhio, come vedete non sono per niente precisa. Poi prendo un pennello piatto, sempre a setole sintetiche, questo qua è di Royal Beauty, si trova al CAD a un prezzo di 2-3 euro, e vado a sfumarlo. Poi con il polpastrello cerco di amalgamare bene i due colori. Adesso prendo il Mono 137 di Kiko, che è più o meno lo stesso colore del Long Lasting, e lo applico con questo pennello piatto di Essence. Picchietto il colore, dalla parte pulita del pennello sfumo i bordi interni. Da questa palette di Elf, che è la 100 pezzi, vado a prendere questo arancione qua con il pennello da sfumatura di Elf, linea base, e delicatamente inizio a sfumare il colore nella piega dell'occhio, salendo con la mano sempre più leggera, non dovete fare pressione, e la sfumatura viene praticamente da sé. Poi prendo un marrone abbastanza scuro, questo qua è di Kiko, mi sembra il numero 130, se mi sono sbagliata ve lo scrivo sotto comunque nell'info box, e lo prelevo con il pennello penna di H&M.
Come vedete, appoggio semplicemente il pennello nell'angolo esterno dell'occhio e tratteggio una linea fino alla rima ciliare. E poi faccio lo stesso andando a tocchi nella parte più esterna. Scarico l'eccesso di colore e inizio a sfumare sempre con il pennello di H&M. Per amalgamare meglio i colori riprendo il mio pennello da sfumatura. Mentre per la prima parte dell'occhio vado con il numero 129 di Kiko, che è un colore beige, matte però con i glitter. L'arcata vado con un color pelle matte. La parte inferiore dell'occhio sono andata con questa matita qua, Long Lasting Eyeliner color iris di Chanel, che è questo bellissimo viola, e sono andata a contornare tutta la rima ciliare inferiore. Non l'ho registrato perché pensavo che stesse registrando, invece era spenta la videocamera, cioè era accesa ma non in rec, scusate. Adesso dalla palette Vintage Romance prendo questo colore qua che è Bliss in Barcelona, che è un colore molto simile, che comunque col quale mi piace sfumare questa matita di Chanel. Mi allungo un pochino verso l'esterno e successivamente vado a sfumare ulteriormente in modo tale che ci sia un effetto sfumato anche nella parte inferiore dell'occhio. E ho utilizzato questo pennellino piatto sempre di Royal Beauty, che è piccino. Ora prendo la matita nera, utilizzo questa qua di MAC, che è la Feline, e vado a contornare sia l'interno dell'occhio superiore che inferiore. Giusto per dare un po' di definizione all'occhio, sporco giusto qua la parte superiore delle ciglia, all'attaccatura, ma proprio un goccino. Riprendo questo pennellino piccino, questo qui è lo Small Smudge Brush di e.l.f., linea studio, proprio piccino, quello con cui ho applicato l'ombretto viola, e vado a sfumare leggermente. Come vedete, mi sono tenuta molto verso la parte esterna dell'occhio, non sono andata all'inizio. Successivamente, sempre con questo pennellino qua piccino di Royal, vado a sfumare la matita nera perché non voglio un tratto definito. Poi riprendo un altro po' del 137 di Kiko e lo vado ad aggiungere, perché con tutte queste sfumature un po' si è perso, non tanto, però voglio che il colore si veda molto bene. Ho ridefinito le sopracciglia con questa matita di Kiko, la numero 04, e ora applico abbondante mascara. E questo è il risultato degli occhi. Have yourself a merry little Christmas. Ed ho utilizzato un misto di due colorazioni che ho di questo fondotinta in mousse di Essence e niente, ho applicato solo quello. Adesso vado un attimino a ripulire e schiarire questa zona. E sulle occhiaie avevo già applicato il full coverage nella tonalità 04, però voglio che questa zona sia un attimino più chiara e più pulita. E con la mia Beauty Blender adorata della Roche-Posay, che è morbidissima, è favolosa, vado a picchiettare
e poi successivamente utilizzo le dita. Faccio un po' di contouring con questo colore più chiaro della Cool Bronzer di e.l.f. e utilizzo questo pennello. Sulle guance vado con questo blush della Kiko, lo 03 Active Move. Guance ho applicato un mix di questi due, mentre sulla parte alta dello zigomo vado stesso con questo illuminante che si trova all'interno di questo trio. Visto che io ho il viso piccolo, spesso mi trovo in difficoltà per tipo applicare blush o così, specie l'illuminante perché lo voglio magari in una zona ben definita. E adesso appunto sto andando con un pennello da fondotinta, che ha però le setole qua abbastanza spesse, abbastanza spessore, allo stesso tempo che mi permetta comunque di applicare l'illuminante. Opzione per le labbra potrebbe essere questa qua, che è appunto un glossy stilo della Kiko, che è il numero 814. Si tratta di un rossetto, questa colorazione è molto coprente, con un finish molto lucido, che però è facile da applicare, non straborda, non va sui denti e quando va via in modo omogeneo. E niente ragazze, questo è il look completato, io spero tanto vi sia piaciuto, vi mando un bacio grande e vi lascio al prossimo video. Ciao ciao!